Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno, vale, vale uno. C'è un movimento senza capi né padroni, puoi trovarlo sotto la voce non associazioni, una rete di persone in connessione diretta. Siamo il popolo del web in diretta con le webcam e ci battiamo per le fonti rinnovabili, energia pulita, pannelli fotovoltaici, per l'acqua pubblica e i diritti del cittadino. Stop al nucleare, lo capisce anche un bambino. Internet libero, gratis per ogni singolo, l'informazione è un mio diritto e lo rivendico. Destra e sinistra sono solo congetture, non si arrenderanno mai, ma chi contiene noi neppure. Non siamo un partito, non siamo una casta, siamo cittadini, punto e basta. Ognuno vale uno, ognuno vale uno, ognuno vale uno. Penso che sia un'idea innovativa, perché l'olio comunque noi lo ricicliamo e lo buttiamo nello scarico del bagno, nel lavandino, quindi è una cosa molto positiva sia per noi a casa che non lo buttiamo, e poi va riciclato, non è che va buttato nel mare, che inquiniamo l'ambiente, è più pulito, noi ricicliamo l'olio, ci sentiamo meglio e non ce l'abbiamo a casa. La controinformazione indipendente, chi lotta per avere il Parlamento. Noi del Movimento 5 Stelle abbiamo trovato delle aziende che ci prendono l'olio e gli ridanno nuova vita. Purtroppo l'olio non si distrugge velocemente e forma un velo sopra l'acqua, forma una patina che non riesce a far entrare i raggi del sole, e questo porta un grave danno alla fauna e al nostro mare. C'è una possibilità: dateci il vostro olio, lo recuperiamo, gli diamo nuova vita e riusciamo a avere anche un'estate tranquilla. Vincenzo Amato del Movimento 5 Stelle ci illustra la raccolta dell'olio esausto, una lodevole iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle Castellammare di Stabia. Sì, è una cosa che stiamo facendo da parecchio, sono quasi 4 anni che raccogliamo l'olio e siamo piccolini al momento, non è una raccolta esagerata, facciamo quasi 200-300 litri di olio al mese. Stiamo però continuando a pubblicizzare l'iniziativa anche con la lotteria, abbiamo messo la bicicletta in palio il 15 luglio per averla fatta l'estrazione, e chiunque vuole portare l'olio, innanzitutto l'olio non va buttato, cioè ripetiamo fino alla noia che l'olio è dannosissimo per l'ambiente. Non buttiamo l'olio, raccogliamolo, quando vi dà fastidio in casa ce lo portate. Ci sono i recapiti del Movimento 5 Stelle, ci trovate a democraticwordpress.com, la nostra mail è movimento5stelle@gmail.com, oppure ci potete trovare su Facebook su Movimento 5 Stelle Castellammare di Stabia. È vero che c'è in palio una bellissima bicicletta? Sì, alla fine di questo periodo di raccolta, il 15 luglio, faremo questa estrazione con una bicicletta offerta da uno sponsor. Benissimo, grazie Vincenzo. Prego. Questa è la voce del Movimento 5 Stelle di Castellammare di Stabia. Sono tutti ragazzi volenterosi che danno il loro contributo al ripristino e allo sviluppo della società. Sosteneteci, portate qui il vostro olio alle 20 la domenica sera. Ernesto Parisi, Movimento 5 Stelle di Castellammare di Stabia, che contributo dà questa iniziativa lodevole alla città di Stabia? Ah, è un contributo importantissimo, sicuramente noi abbiamo tanti problemi a Castellammare e l'inquinamento dell'acqua, cioè l'inquinamento del mare, è forse uno dei più gravi. In una città dove fino a 50 anni fa si poteva fare il bagno, è gravissima questa situazione. Voi dite l'olio che cosa può creare? L'olio è una delle cose peggiori per il mare, perché crea una patina sopra
sopra la, diciamo, alla superficie dell'acqua e non fa ossigenare le acque, quindi inquina ancora di più di tanti altri inquinanti. Quindi l'olio è una delle cose più inquinanti per l'acqua di mare, quindi portatecelo, non vi scordate. Vogliamo dare un invito alla pubblica amministrazione comunale affinché si accinga essa stessa a provvedere a uno smaltimento regolato dell'olio esausto? Io mi auguro che ci ascoltino, come dice sempre Beppe Grillo, noi non vogliamo essere noi a comandare, noi vogliamo che voi vi rubate le nostre idee, quindi rubatecela queste idee. Quindi chiedo ai cittadini di andare dal sindaco e dirgli rubati l'idea del Movimento 5 Stelle. Grazie Ernesto. Ognuno vale.